Buonasera a tutti, sono Federico per Radiofonica qui al Gran Premio di Giornalismo Radio Televisivo Junior dell'Umbria. Come hanno preso i ragazzi e soprattutto perché l'hai accettato questo progetto? Allora, la nostra scuola è rimasta subito molto interessata da questa proposta progettuale e la proposta ci ha interessato per diversi motivi. Intanto la nostra scuola ha proprio come priorità l'internazionalizzazione intesa in senso ampio, quindi costruire competenze di cittadinanza europea nei nostri ragazzi. E questa è stata una grande opportunità. Perché? Perché in un momento come questo di difficoltà ha consentito ai nostri ragazzi di guardare fuori dalla scuola, quindi vedere quali sono le opportunità al di fuori del nostro contesto scolastico. Hanno quindi conosciuto l'importanza del Fondo Sociale Europeo, soprattutto per implementare dei progetti che sono volti alla valorizzazione anche del territorio, dell'imprenditorialità e orientati all'inclusione, quindi in senso ampio. Quindi io ritengo che questo progetto sia stato veramente di grande valore per la nostra istituzione e per i nostri ragazzi. Cosa avete raccontato con il vostro video? Abbiamo scelto di raccontare una cooperativa che favorisce e aiuta ragazzi autistici per lo più. Sì, o comunque con problemi mentali. Nel reintegrarsi nella società. Scorrendo i vari progetti abbiamo trovato un progetto che noi ritenevamo particolarmente interessante perché è l'insegnamento dell'utilizzo della tecnologia per le persone che dovrebbero saperla usare ma non ne sono in grado, ovvero gli anziani. Allora, noi abbiamo portato un progetto che offre possibilità ai giovani che magari hanno voluto abbandonare gli studi e gli offre comunque possibilità di lavoro e di un futuro. Il progetto appunto si chiama PoliHub e offre appunto possibilità ai giovani di avere un lavoro e di avere un futuro comunque come tutti gli altri. All'inizio è stato comunque faticoso perché eravamo sotto Covid in quarantena, quindi è stato comunque complicato perché c'era anche impossibilitato comunque provare, sperimentare. Però, devo essere sincero, è stato un sacco divertente, perché anche magari andare in questi posti, scoprire comunque questi esperti del mondo, è divertente. Ha raccontato di una realtà, una piccola realtà che c'è nel nostro comune di Gubbio, che parla di una, diciamo, la storia di una ragazza che ha deciso dopo il liceo artistico di fare la professione di ceramista, grazie anche al Fondo Sociale Europeo, quindi è riuscita a realizzare questo suo sogno. Abbiamo raccontato di un'azienda che nasce nella nostra città, ovvero Gualdo Tarino, che si trova a pochi chilometri da Gubbio, che è la birra Flea, che produce appunto birra artigianale. Cosa vi ha lasciato da un punto di vista formativo il progetto? Beh, diciamo che comunque hanno aiutato un sacco a comprendere magari, che ne so, il mondo del montaggio, anche magari per fare delle riprese migliori, come avere magari un miglior audio nel video, comunque sono cose utili. Anche la conoscenza del nostro territorio, del nostro quartiere, cosa hanno fatto, le varie attività che si sono sviluppate. Noi non ci aspettavamo fosse così complicato in particolare, dietro un video non pensavamo ci fosse tutto questo lavoro, invece abbiamo visto che anche noi siamo in grado, quindi volendo è possibile farle. Hanno reagito molto bene perché eravamo in pieno lockdown, in piena pandemia, e quindi per loro, benché fossimo chiusi, è stato un modo per aprirsi verso l'esterno. Immagino le difficoltà ovviamente. Sì, però hanno veramente capito quello che era lo scopo di questo lavoro, cioè dare loro un'apertura verso il futuro, verso il domani.